Allora, ci avviciniamo all'apertura, valore di preapertura che vedo abbastanza deboli. Saluto Salvatore Gazziano di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria. Gazziano, buongiorno, grazie per essere qui con noi, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, una seduta che ha visto due velocità in Asia, la Cina ben comprata, storni sulle altre borse. In Europa dovremmo vedere una retromarcia. Che cosa ha dettato l'euforia di ieri sui mercati e secondo lei quale sarà il mood, il clima per i 4 giorni, che poi sono quelli più importanti che definiranno il passo per i mercati? Sicuramente questa settimana ci aspettano, diciamo, ulteriori conferme e dettagli sia sul piano europeo, sul recovery fund, dove le attese sono molto elevate per il vecchio continente per andare verso una maggiore convergenza. Dall'altra parte, i dati lo abbiamo visto ancora questa mattina, sui mercati asiatici segnalano certo una certa differenza di andamenti fra mercati e mercati, fra dati economici reali e aspettative. In particolare, quello che sicuramente si è messo molto forte in evidenza questa mattina è stato ancora il continuo aumento del rally sul mercato azionario cinese, mentre invece mercati come Corea o Giappone non hanno seguito questa mattina, diciamo, l'onda cinese, perché la realtà, i dati delle vendite, soprattutto quelli del vendite al dettaglio giapponese, sono stati inferiori alle attese. In realtà qua stiamo assistendo anche, prima quando parlavate del tech che ha raggiunto nuovi record, nuovi primati su alcuni titoli, penso ad Amazon, molti titoli che stiamo vedendo sia sul mercato cinese che sul mercato azionario tecnologico americano. Quello che è abbastanza evidente è che da una parte vi è un'attività speculativa misurata da indicatori non etici o morali, ma proprio dal punto di vista del trading online in tutto il mondo molto forte, anche Italia, Germania, Francia, la stessa Cina, i conti di piccoli operatori, investitori, addirittura c'è un modo per definire questo tipo di operatori che entrano, anche a volte viene chiamato il rally delle casalinghe, cioè è un numero enorme di conti che sono stati aperti e che stanno puntando sempre più sulle azioni. E anche proprio in Cina si è visto che molte valutazioni di molte società proprio legate a app, tecnologia o società anche molto di moda, legate per esempio alla trazione elettrica, veicoli che viaggeranno a idrogeno, hanno un'intensa attività di compravendita, e questo però è anche un campanello d'allarme, perché significa, e lo stiamo vedendo realmente sui mercati, valutazioni sideralmente fuori da ogni criterio che ci riportano un po' alla bolla.com. Cioè, stiamo vivendo veramente tutta una serie di contraddizioni molto forti. Alcune società, penso a Ballard quotata in Canada, che in idrogeno, i famosi camion Nikola, che questo mese stanno prendendosi comunque una discesa del 30-40%, con valutazioni completamente slegate dal mercato. Quindi bisogna sempre un po' andare a vedere il mercato, che crea delle situazioni a volte anche abbastanza di potenziali scoppio di bolle, quindi bisogna anche un po' diffidare dall'andamento di alcuni settori e indici, e quindi di non esaltarsi. Dall'altra parte, il rally, la forte salita del mercato azionario cinese è sicuramente dovuta da una parte ai dati economici. Anche questa settimana vedremo, questa mattina, i dati che verranno dati sulle previsioni nuove europee in questi giorni, ma quello che è chiaro è che se mentre i mercati, la maggior parte dei paesi vedranno quest'anno l'economia perdere il 7-8%, e se va bene, anche compreso gli Stati Uniti, risalire del 3-4%, in Asia, in particolare in Cina o in Corea, il delta fra quanto scenderanno quest'anno e quando saliranno il prossimo anno è addirittura superiore positivo. Quindi vi è un'enorme massa di capitali che comunque considera che investire e spostare più capitali verso i mercati asiatici è qualcosa di più corroborato da fondamentali, facendo ragionamento però che naturalmente anche qui vi è un enorme, come dicono, diciamo, gli addetti ai lavori, sta aumentando sempre più la forbice fra valutazioni di titoli cosiddetti grow, di società che si potenzialmente vengono considerate di crescita, però una crescita che talvolta è veramente difficile da giustificare sotto tutti i punti di vista, i cosiddetti titoli value, che in questo momento i mercati
snobbano, e fra questi c'è anche chi scommette, come dicevate prima il commento precedente, sull'Europa, perché in Europa di società con valutazioni multipli di 30 volte il fatturato, 70-80 volte l'EBITDA, o anche società che mai hanno prodotto utili e che hanno raggiunto valutazioni, pensiamo a Tesla per fare un caso molto conosciuto, che vale oggi credo 7-8 volte tutte le compagnie automobilistiche più importanti al mondo, senza aver mai prodotto utili. Questo è sicuramente un terreno di scontro che ci dice che sui mercati azionari comunque esistono ancora molte opportunità, ma anche rischi su alcuni titoli, alcuni comparti, e molti titoli anche molto pompati dalla stessa speculazione. Graziano, grazie allora per questa sua analisi di preapertura. Salvatore Graziano di Soldi Expert, buona giornata e arrivederla. A presto.